femminile si è conquistato un posto in primo piano. Vedremo ora se Stefania Belmondo riesce a segnare il primo tempo su questo primo controllo. È così, con 2 secondi e 4 decimi, quindi Stefania Belmondo migliora il tempo. Il confronto vero è con le altre che la stanno seguendo. Manuela Dicenta è già addosso a Stefania Belmondo, le ha rosicchiato 13 secondi e va nettamente. Possiamo dire da Vanoi che è in contatto radio con la pista. Ecco, c'è Dicenta in vantaggio con 10 secondi sulla Belmondo, però si è inserita in questo momento le 1, dietro 2, la Dicenta. 3, 4, 5, 6, Yelena Vialbe, 7, 8, campionessa del mondo 9, in questa specialità a Falun. 13 da. E terza. 13 da Manuela. Arriva la Yelena. Ljubov Ljogorova, prima in questa specialità quest'anno nel 15 km a Oslo il 15 di gennaio, ultima gara, posto ai mondiali di Falun. Ecco, invece merita una grossa considerazione questa Lazzutina, che invece lei sì che è salita sul podio olimpico e mondiale. Certo. Adesso è piazzata qui l'ordina la ex russa vice campionessa di Coppa del Mondo nell'oro. Ce l'auguriamo, dietro di lei con il numero 40 e la norvegese Nielsen, che era partita almeno 2 minuti prima. Al 7° chilometro vola la ragazza azzurra. Sì, sta andando molto bene, si vede che la spinta è ancora efficace e quindi sicuramente ce la può fare perché sta sciando molto bene. Un minuto e 50 sull'ordina. Sì, buono, è un buon distacco. Ecco, commentaci tecnicamente. Sì. Ecco, Stefania sembra un po' più appesantita nei movimenti, quindi paga un po' questo discorso, sì, anche del freddo. Paga sicuramente, sì. Più che, ecco, infatti se si vede è molto sofferente, probabilmente. Un minuto e 0,5 dalla Dicenta. Deve essere successo qualcosa sicuramente, magari il freddo che infatti si sta scaldando, si sta tenendo mani e braccia. Diciamo. La 28enne di Leningrado, anzi di San Pietroburgo, che è seconda, ha superato la Belmondo decisamente, come sottolineava Panoi, abbastanza in crisi. 22 minuti e 54 secondi, un secondo di differenza. Quindi si giocano il terzo posto loro due. Ecco qui, adesso vediamo il riscontro con la Ljuba Ljogorova. Signori, deve arrivare in sopra il 21.50 di Manuela Dicenta, 22.20. Cosa, come giudichi questa gara forsennata, forse, della Dicenta? Sì, è una gara incredibile, ha fatto una corsa strepitosa e a 37 secondi. Signori, ora vi lasciamo, poi resterete. E di morale la Vialbe, che si trova meglio con il passo alternato, quindi con la tecnica classica, ma chiaramente si difende ampiamente anche a tecnica libera o a skating, va addirittura al quinto posto. Quindi Dicenta, Ljogorova, Gavriluk, la Belmondo al quarto posto. La Belmondo ha scavalcato, affermato di essere in netta ripresa dopo essere passata in sesta posizione. Claudio. Stefania Belmondo si è piazzata ora al secondo posto a 1.37 da Manuela Dicenta, vantaggio nei confronti della campionessa olimpica e mondiale. Sì, al 7° chilometro, dunque Dicenta 21.50, Ljogorova 22.28, Gavriluk 22.54, Belmondo 22. Linea Bruno. Ecco Giacomo, se mi sentite, qui la gara sta per cominciare, questa discesa è il primo titolo dello sci alpino che va alle 11.02, quindi probabilmente mentre scende Marc Girardelli. Dunque la Vialbe 35.38 in questo momento, è sempre dietro, la Vialbe è sesta in questo momento, grande tonfo da parte di questa. Ecco, andiamo a vedere Manuela Dicenta, mancano 2 chilometri nemmeno al traguardo per Manuela Dicenta, che continua a spingere fortissimo, sente proprio odore, profumo di oro, come direbbe José Altafini. Guardate come recupera posizione su posizione, scatenata veramente Manuela, fantastica la prova di questa ragazza, già sposa, soli 18 anni, una vita dura la sua, piena, diciamo anche avventurosa in senso femminile.
è sempre anche in lotta, in polemica con il mondo, addirittura per 3 anni smise di gareggiare. Ecco, vediamo come infila una dietro l'altra le avversarie. Sì. Una altrettanto grande interpretazione per quanto riguarda la grinta, l'agonismo, l'entusiasmo. Siamo sul traguardo, Manuela Di Centa ha superato ormai da un bel po' il controllo del 12° chilometro, dove era in testa nettamente, aveva inflitto più di un minuto alla Yegorova, alla Gabri. Guardo, Manuela Di Centa vola verso una medaglia d'oro che ormai non le può più sfuggire. Una interpretazione, dicevo, da libro d'oro delle Olimpiadi e dello sport di tutti i tempi per quanto riguarda i colori italiani. Manuela Di Centa, dal primo all'ultimo colpo di racchetta, non ha mai desistito dall'attaccare le russe. Erano le grandi favorite, tutte e tre assieme sono partite, quindi aiutate anche da questo gioco di squadra. Manuela Di Centa non si è fatta intimidire, ha risucchiato concorrenti su concorrenti, ora sta affrontando l'ultimo anello, l'ultima curva prima del trionfo. Qui nello stadio di Birkebeineren, l'università dello sci di fondo, il livello più alto, il massimo livello mai raggiunto per quanto riguarda anche la preparazione tecnica di uno stadio e di una pista alle Olimpiadi. Manuela Di Centa sta volando verso il primo posto, sta ora inanellando ancora sorpassi su sorpassi. Sono atlete partite un abisso di tempo prima di lei ed è encomiabile, ammirevole. Vedete, il pubblico sta incitando la nostra concorrente, un pubblico competente, tecnico, con tanto cuore per chi interpreta una gara come questa. È oro per Manuela Di Centa, e lo possiamo dire con un brivido, pur dovendo attendere da bravi cronisti l'arrivo delle altre concorrenti, ma non è verosimile che in 3 chilometri una atleta come questa si possa fare in qualche modo riprendere, riacciuffare. Vedete che intanto c'è, e anche per Stefania Belmondo c'è la possibilità di mettere un piede sul podio, sul secondo o terzo gradino. Potrebbe essere una medaglia di bronzo meritatissima questa della Belmondo, in quanto ha sofferto molto lungo la gara per le sue noie fisiche, ma la grinta l'ha aiutata moltissimo. Arriva la Belmondo che va provvisoriamente al secondo posto dietro alla nostra Manuela Di Centa, quindi la Di Centa, la Gavriluk, il 45, la Gavriluk che era davanti alla Belmondo all'ultimo controllo, le rendeva 14 secondi la Gavriluk. Sta correndo per il secondo posto, sta per soffiare il secondo posto del podio alla Belmondo e ce la fa 1,25 dal formidabile Manuela Di Centa. Ce l'ha messa tutta la Gavriluk in questo istante, Di Centa prima, Gavriluk seconda. Conferma ufficiale, la conferma ufficiale, non ce n'era del resto bisogno in quanto i conti sono presto fatti, la conferma della medaglia d'oro di Manuela Di Centa. La Yegorova deve solo tentare ora di conquistare la seconda posizione. Santini? Quindi di scavalcare la Gavriluk. Santini? Mi pare che stia chiamando Mattioli. Sì, il primo posto sembra assodato. Andiamo un attimo. Dovrebbe essere quarta la Belmondo. Al terzo posto la Gavriluk, al quarto posto la nostra Belmondo, che è stata scavalcata proprio all'ultimo, naturalmente, dall'arrivo della Yegorova. Attendiamo intanto anche l'arrivo della Vialbe, molto lontano.